Club Filipponi. Amici carissimi, eccoci un'altra volta a questo piccolo angolo della vostra cara dottoressa Renzi. Oggi sono qui perché vi devo presentare un prodotto innovativo, un nuovo prodotto della tecnologia moderna. I nostri laboratori, dopo anni e anni e anni, anni di ricerca, sono riusciti a produrre questo nuovo tipo di dentifricio. Questo dentifricio si chiama Denta Plus. Denta Plus è a base di estratto liquido di aglio di Rignano, che, signori miei, e sappiamo perfettamente tutti che l'aglio di Rignano è il miglior aglio del mondo. Ecco, questi oli essenziali sono stati presi goccia a goccia e messi dentro questo spettacolare dentifricio. E adesso andiamo direttamente dalla nostra modella. Carissima, ecco, parliamo, hai problemi di alitosi? Veramente no. Ecco, vedete, ecco, e quali problemi ti porta la litosi? Nessun problema, perché non ne soffro. Certo, la litosi ti porta a far sì che le persone ti stiano lontano, capisco, è un bruttissimo problema. Certo. Tesoro, ma non ti resta di far altro che provare il nuovo dentifricio della dottoressa Renzi. Pensate, signori miei, questo dentifricio mio cugino lo usa tutti i giorni e vedete quanto è amato dalle persone che lo circondano. Con questo dentifricio voi vi sentirete più amati e ben voluti da tutti. Cara, prova ad andare a lavarti i denti anche tu con il Denta Plus, il dentifricio della dottoressa Renzi. No. Dai a lavarti i denti, per favore, cara. No, non ce l'ho. Cara, ti paghiamo per fare quello che ti dico io, te li vai a lavare i denti, cara? Perfetto, tesoro. E adesso la nostra modella andrà a lavarsi i denti con Denta Plus, il dentifricio del domani. Guardiamoci un corto, mentre lei pensa alla sua igiene orale. Emozionatissima. Come mai? Che è successo? Mi sposo. No, non ci voglio credere, davvero? Sì. Racconta un po'. Guarda, è stato un colpo di fulmine. Ah, ma da quant'è che lo conosci? Ma poco, 3 mesi. No, non ci voglio credere. Un colpo di testa, guarda, neanche a 20 anni. No, vabbè. Insomma, racconta. Sì, oddio, sai, non è proprio il mio primo matrimonio, eh. Ah no? No, questo è il quarto. Ah, ti sei divorziata 3 volte? No, sono vedova. Oddio, mi dispiace, ma che è successo? Guarda, il primo è stato veramente una disgrazia. Una fatalità. Davvero? È morto mangiando dei funghi velenosi. Come dei funghi velenosi? Che sciocco! E il secondo? Il secondo è una vera sfortuna, poverino. Ha mangiato una zuppa di funghi velenosi o l'unico fungo velenoso l'ha trovato lui. No, non ci voglio credere. Doppio shock. E il terzo, pure lui per i funghi? No, è stato un trauma cranico, un incidente. Ma di macchina? No, di spranga, e non voleva mangiare funghi. Ah. Buongiorno. Ah, buongiorno. Salve, sono venuto a desiderare il nuovo action di Superman, l'ho ordinato online. Ah, che nome? Filipponi. Sì? Ah, eccolo. Grazie. Senta, mi chiedevo, questo che cos'è? Ma di questo è un software rivoluzionario. Oh. Ai limiti del miracoloso. Ehi, addirittura? Sì. E come si chiama? Si chiama Sapientone. Ah, ti pareva? Sa tutto, sa veramente tutto. Qualunque domanda uno gli faccia, questo software è in grado di rispondere. È un prototipo, ce l'ho soltanto io in questo momento perché è ancora in fase di sviluppo. Si basa tutto su calcoli quantistici. Qualunque domanda? Qualunque domanda. E la posso fare anch'io? Certamente. Come funziona? È semplicissimo, va caricato sul computer e poi lui risponde a qualunque domanda. Qualunque dubbio, richiesta, domanda lei ha, questo programma risponde. E lo potrei provare anch'io adesso? Aspetti, glielo carico subito sul PC, guardi. Posso fare la domanda io? Certo, lei fa qualunque domanda vuole. Ecco, io premo Alt e come premo lei fa la domanda. Vediamo.
Quando è morto Napoleone? Napoleone è morto nel 1821. Però guarda, hai fatto una domanda troppo semplice. Cioè, qualunque computer saprebbe rispondere a questa domanda. Faccio una domanda un po' più complessa. Questa la sa, chiunque la sa rispondere. La radice quadrata di 128.596. In totale 354, 81, 82 periodico. Però, è stato velocissimo. Vero? Ma anche questo è troppo semplice. Però è stato velocissimo. È stato velocissimo, ma qualunque calcolatore è in grado di rispondere a questa domanda. Facciamo una domanda più difficile. Gli chieda qualcosa di personale. Ma e come fa a rispondere? Ma questo sa tutto, si basa su calcoli quantistici, risponde a tutto. Oh, proviamo. Dov'è mio padre? Tuo padre al cinema a guardare un film. Vede, così miracoloso non è, sulla domanda personale ha sbagliato. Mio padre è morto da 9 anni. Ah. Senta, faccio una cosa. Provi a ripetere la domanda, soltanto la formuli in maniera diversa. Ma? Proviamo. Dov'è il marito di mia madre? Il marito di tua madre è morto da 9 anni. Tuo padre è guardare un film al cinema. Buonasera signori e signori, ed eccoci di nuovo qui all'angolo del benessere con il nostro Dental Plus. Con Dental Plus voi vi sentirete amati e pieni di persone. Tutti saranno lì e vi vorranno parlare, vorranno stare con voi perché il vostro alito profumerà meravigliosamente. Andiamo a vedere la nostra modella che cosa dice. Cara, buonasera, te li sei lavati i denti? Sì. Bravissima. Adesso abbiamo il nostro tester. Il nostro tester lo chiamiamo Giacomo, per cortesia. Puoi fare il test dei denti alla signorina? Ecco, ci vediamo domani. Le immagini parlano da sole. Io veramente così non ce la faccio più a lavorare, è uno scandalo, è uno schifo, ma si può avere una... mamma, insomma! Club Filipponi! Ragazze, ci siete tutte? Ci siete tutte! Ma ci sono anch'io, aspettatemi che arrivo! Filipponi! Cretino!